Proseguono le attività di controllo e vigilanza sul territorio dei finanzieri del Comando Provinciale di Pesaro sul rispetto da parte dei cittadini delle disposizioni normative antivirus. I militari hanno avuto modo di notare come la gran parte della popolazione risulta rispettosa dell'osservanza del periodo di limitazioni imposte dall'emergenza, a parte dell'eccezione rilevata sui comportamenti di 8 cittadini, tra cui anche una minorenne, che tra sabato e domenica avevano ritenuto di dedicarsi a visite a parenti, amici o a viaggi di piacere tra i principali comuni della provincia. A Fano le Fiamme Gialle hanno individuato in stazione 2 uomini e una ragazza minorenne, i quali a bordo di una vettura erano intenti ad attendere la madre di lei, proveniente dalla Lombardia e residente in provincia di Varese, in arrivo a Fano con il treno per far visita alla figlia. Sempre in stazione i militari hanno individuato un'altra persona proveniente da Falconara Marittima di origini africane che, di fronte alla richiesta dei finanzieri di autocertificazione, la donna ha dichiarato di essere andata a trovare un amico e di non conoscere il coronavirus. I controlli dei militari hanno rilevato anche delle dichiarazioni disattese delle autocertificazioni da parte di un cittadino trovato alla fermata dell'autobus proveniente dal comune di Vallefoglia e diretto a Fano per presunti motivi di lavoro. Dei controlli effettuati, l'uomo avrebbe dichiarato il falso, in quanto dagli accertamenti risulta dipendente di una cooperativa sociale di Pesaro. I controlli sono proseguiti anche sulla strada statale 16, dove è stato rimandato a casa un 16enne trovato a percorrere in bicicletta la strada interessata proveniente da Fano e diretto a Pesaro, suo luogo di residenza, non fornendo ai controlli nessuna giustificazione. Sulla strada panoramica Ardizio, da Fano verso Pesaro, è stato fermato anche un automobilista distratto rispetto al grave periodo, ha dichiarato ai finanzieri di essersi recato a far visita al fratello e che non riusciva a capacitarsi di aver fatto un atto vietato.